Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale Svapore Build. Oggi, come di consueto, il sabato andiamo a parlare di hardware. In questo caso andiamo a parlare di una box. Non so da quanto tempo non vi parlavo di una box mod. In questo caso, e come vedete anche dalla scatola, andremo a parlare della iStick Pico Limited Edition di Iliaf. Ma prima di cominciare la recensione, vi invito a iscrivervi al canale. Per me è fondamentale che voi vi iscriviate al canale. A commentare i miei video sotto, a me un confronto, purché sia costruttivo, mi fa sempre piacere. E a condividere i miei video per far crescere il canale più velocemente possibile. E detto questo, vi ringrazio e oggi, allora, come vi ho appena detto, vi porto la iStick Pico Limited Edition di Iliaf che arriva in questa scatola qua, abbastanza grossa. Vediamo subito le scritte USB Type-C e quindi supporta la carica veloce, 75 watt massimi, singola batteria 18650. La versione che ho preso io è di questa colorazione perché abbiamo 5 colorazioni diverse. Lateralmente abbiamo lo scratch and check per la originalità del prodotto. Sul retro della scatola abbiamo tutto quello che abbiamo all'interno della scatola e quindi abbiamo ovviamente la box, certificato di garanzia, un cavo USB Type-C e il manuale. La box ha una grandezza di 27,7 mm per 51,8 per 71,1 mm, batteria 18650 non inclusa, wattaggio da 1 watt a 75 watt, la carica è di 5 volt 2 A con la USB-C e ovviamente sotto abbiamo tutti i marchi, c'è smaltimento, donne incinta, eccetera, eccetera. La mia è la versione orange e brown. E quindi andiamo ad aprire la scatola e all'interno della scatola abbiamo subito la box che andiamo a estrarre. Al di sotto abbiamo il certificato di garanzia, il foglio illustrativo per le batterie, ovviamente che non siano con la wrap danneggiata, e infine abbiamo il manuale di istruzioni. All'interno abbiamo anche l'italiano e quindi arriviamo alla box. L'iStick Pico Limited Edition, ecco qua, vediamo subito qui un'incisione con la scritta Iliaf. Abbiamo questa lavorazione in similpelle molto molto carina, veramente molto molto carina. Tutto il resto è costruita in lega di zinco, presumibilmente con una cromatura, come potete vedere. Dall'altra parte abbiamo la scritta iStick Pico iStick Pico Limited Edition, sempre con una scritta a laser. Frontalmente abbiamo lo schermo, abbastanza piccolo, non molto grande, il tasto Fire e il più e il meno. Mentre la Pico normale aveva i tasti al di sotto della box, dove attualmente abbiamo tre fori di sfiato e i marchi, la nuova, la Limited Edition, ha i pulsanti più e meno frontalmente, che dal mio punto di vista è sicuramente molto molto meglio. E ovviamente abbiamo anche frontalmente la presa USB-C per la ricarica, ma io sconsiglio sempre di ricaricare le box internamente, ma con un caricatore esterno. Ma andiamo a vedere il peso che ha la box senza batteria. E la box senza batteria ha un peso di 83,49 grammi, che è un peso di tutto rispetto, cioè non pesa assolutamente nulla. Ecco, con la batteria inserita avremo un peso di 127 grammi, punto 22. Ecco, quindi il peso di questa box è sicuramente molto molto limitato e quindi è una box molto molto leggera. La box supporta atomizzatori fino a 25 mm, anche perché per come è costruita, ecco, come anche vedete, va un po' ad allargarsi. Abbiamo una tazza abbastanza classica Iliaf con il pin fluttuante, dovrebbe essere fluttuante, ma andiamo a
vedere subito. Sì, abbiamo il pin fluttuante e dopodiché abbiamo il classico alloggio della batteria stile picco, che andando a svitarlo andiamo a inserire la nostra 18650 con il più verso il basso. In questo caso io andrò a mettergli una LG HE4 e vado a chiudere, semplicemente così. La box esteticamente devo dire che è molto carina, a me mi piace molto, e poi è molto molto compatta, perché vi faccio vedere la Pico Squeeze a confronto, e come vedete la Pico Squeeze ha un ingombro maggiore rispetto alla Limited Edition, e quindi devo dire che la box è molto molto compatta e ergonomica dal mio punto di vista, perché è anche più piccola di una Pico Squeeze, che già di suo era molto molto piccola. A questo punto andiamo ad accendere la box con 5 clic sul tasto Fire e abbiamo subito la schermata abbastanza classica Iliaf, con la carica della batteria, i volt, in questo caso 3.61, e gli ohm a 3 cifre. Dopodiché lateralmente abbiamo il wattaggio corrente con il simbolo watt e la terza cifra in piccolo, perché la box va aumentando e diminuendo di 0,5 alla volta, 0,5 watt alla volta, e quindi avremo le prime due cifre in grande e la terza in piccolo lateralmente. Ma andiamo a vedere le altre funzioni andando a tenere premuto il tasto più e il tasto meno contemporaneamente. Andiamo a bloccare la box, cioè non possiamo fare nessuna regolazione. Poi ovviamente per andare a sbloccarla andiamo a rischiacciare il tasto più e il tasto meno. Vado a inserire un atomizzatore, almeno andiamo a vedere come si comporta. In questo caso gli ho messo un Ataman V2 Special Edition e si presenta così. Non è il suo atomizzatore dal mio punto di vista, perché è abbastanza lungo, ma è soltanto per andare a vedere come si comporta la box. Andando a schiacciare per 3 volte il tasto Fire, andiamo nel menu, dove abbiamo il menu Power, in quale siamo attualmente. Dopodiché andiamo sul controllo di temperatura, e quindi nickel, titanio, acciaio e modalità TCR. Abbiamo praticamente la modalità anche TCR. Dopodiché abbiamo la modalità sistema, dove noi andremo a fare varie modifiche, fra cui abbiamo una funzione VPV set, dove possiamo scegliere se far vedere sulla schermata principale, oltre al wattaggio, i volt, che in questo caso io ho scelto, oppure i puff, oppure wave, che in pratica sarebbe una simulazione dell'erogazione della box. In poche parole, come potete vedere, abbiamo, ecco, quella specie di istogramma dove in pratica, ecco, come vedete, ci va a simulare l'erogazione della box. Una cosa abbastanza inutile, infatti io vado a toglierla immediatamente e vado a mettergli i volt, che sicuramente preferisco. Dopodiché andiamo avanti e abbiamo la modalità SCRN, che ci dà modo di spegnere la schermata mentre svapiamo, una cosa che a me non interessa. Poi ovviamente abbiamo la funzione del preheat, e quindi possiamo interagire con la funzione del preheat, dove ci sono già valori preimpostati. Abbiamo power dura, ma a me il preheat non interessa. E poi abbiamo il menu, il set overtime, dove andiamo a scegliere in pratica per quanto tempo possiamo fare la svapata prima che la box vada in cutoff. Io vado a scegliere 10 secondi in questo caso, che di solito è la normalità per tutte le box. E poi ritorniamo sull'M1 set, dove io vado a modificare il mio TCR. In questo caso io vado a mettergli il 400, perché andrò a utilizzare il NIF48, quindi vado a mettergli il valore 400, che è il valore che dichiara ZVIF,
visto che io userò il NIF 48 di ZVIF, e quindi metto 400 come TCR per il NIF e sono a posto. Una volta selezionato la modalità M1 set, ci ritroviamo in questa schermata dove abbiamo la temperatura dominante, e quindi in pratica andremo a interagire principalmente sulla temperatura, ma per andare a modificare il wattaggio, il limite del wattaggio del TC, andiamo a fare 4 pressioni sul tasto Fire, 1, 2, 3, 4, e andiamo a modificare il wattaggio. In questo caso io lascio 13 watt, ma anzi metto 14, facciamo così, mettiamo 14 watt e confermiamo. E andiamo a confermare il tutto e quindi abbiamo 14 watt e 220 gradi. Ma ritorniamo un attimino sul menu principale, quindi Power, e tenendo premuto il tasto Fire e il tasto più, andiamo nella modalità AST. In pratica sarebbe una modalità nel caso andassimo a utilizzare delle coil prefatte della Iliaf, che andrà a simulare in pratica una specie di controllo di temperatura. Ma a me sinceramente non mi interessa, perché non ho l'atomizzatore che esce insieme alla box, e quindi è una modalità che io non andrò mai a utilizzare. Ma vi avverto che c'è anche questa modalità. Ovviamente la box ha tutte le protezioni per il surriscaldamento, per il basso voltaggio e tutto il resto, ragazzi. È una box elettronica ormai con tutte le protezioni del caso, quindi non abbiamo nessun problema. E questo è il menu della box, ragazzi. Devo dire che il menu è abbastanza semplice. Ecco, l'unica cosa che non mi piace è che tra un menu e l'altro la box ci dà troppo poco tempo per andare a scegliere le impostazioni, perché poi ritorna allo schermo principale. Ecco, e questa è l'unica cosa un po' che mi dà un po' di noia, ma ecco, per il resto è un circuito abbastanza semplice. Sempre nella modalità set mi sono dimenticato di dirvi che abbiamo anche la possibilità di andare a visionare il firmware della box, perché la box è aggiornabile. In questo caso io ho il firmware 1.04, hardware 1.00, e per il resto, ragazzi, questa è la funzionalità di questa box. A questo punto, ragazzi, andiamo a verificare un attimino se il controllo di temperatura funziona bene oppure no, e quindi in questo caso io vado a rimettere la modalità TCR, quindi vado a schiacciare 3 volte il pulsante Fire, vado a scegliere M1 set. In questo caso abbiamo il TCR preimpostato prima a 400. A questo punto, ragazzi, andiamo a mettere l'atomizzatore. Io ho già messo in questo caso un Ataman V2 versione 2015, okay, quindi la prima versione V2 con 6 spire di NIFE 48 28 gauge su punta da 2. La resistenza me la dà da 0,28, invece Steam Engine mi dava 0,25, ma vabbè, ci può stare. Vado a impostare 200 gradi, 14 watt di limite, e andiamo a fare la prova a secco. Vediamo un po' come si comporta la box in controllo di temperatura. Io non ho trovato la funzione per andare a bloccare il valore della resistenza, perché io di solito nei circuiti Iliaf andavo a bloccare la resistenza, ma ahimè io non ho trovato nel menu la possibilità di andare a bloccare il valore della resistenza. Se qualcuno lo sa, me lo faccia sapere nei commenti. Quindi andiamo a fare un'attivazione a 200 gradi. E a 200 gradi abbiamo questa imbrunitura qua, è una leggera imbrunitura. A questo punto andiamo a 210 gradi, il valore della resistenza, come potete notare, è già aumentato leggermente, e sinceramente questa cosa a me non piace molto. Andiamo a fare un'attivazione a 210 gradi, abbiamo la stessa imbrunitura.
in pratica, e già questa cosa non mi fa impazzire. Andiamo a 220 gradi e come vedete, c'è la box andando a aumentare il valore della resistenza. Il TC non funziona, ragazzi. Non funziona. E quindi, dal mio punto di vista, il controllo di temperatura su questa box è praticamente inutilizzabile, a meno che non ci sia un sistema per andare a bloccare la resistenza. Io non sono riuscito a trovarlo in nessuna maniera. Se qualcuno lo sa, me lo faccia sapere. E quindi, ragazzi, a questo punto abbiamo visto la Instiq Pico Limited Edition da vicino. Sposto la telecamera e facciamo una chiacchierata, vediamo come funziona questa box. A fra poco. Eccoci qua, ragazzi, per la prova di svapo della Instiq Pico LE Limited Edition. Gli ho piazzato l'Ataman V2 versione 2015 e ci sta veramente bene. È una box da utilizzare con atomizzatori molto molto piccoli e compatti, perché se no non ha alcun senso. L'ergonomia devo dire che è ottima, si tiene bene in mano, veramente è molto leggera. E quindi andiamo a fare una prova di svapo. Siamo a 13 watt, a 3,3 volt, resistenza da 0,83 ohm. Gli ho fatto 6 spire di 0,28 nicromo 80 su punta da 2. Andiamo a fare una prova di svapo. Allora, ragazzi, che dire di questa Instiq Pico Limited Edition? Allora, partiamo subito dalla fattura e dalla estetica che ha la box. La fattura, per il prezzo che ha la box senza l'atomizzatore, è sicuramente abbastanza buona. Le rifiniture mi sembrano veramente ottime. Dal mio punto di vista, sulla parte della cucitura della similpelle mi sembra fatta bene, non ho trovato anomalie. La cromatura anche è fatta bene. È un po' fastidiosa la cromatura perché comunque rimangono le ditate, e questa è una cosa che un po' dà fastidio, ecco. Ma per il resto, a me sinceramente mi piace molto. Esteticamente devo dire che molto bella dal mio punto di vista. Mi piace che i tasti sono stati messi davanti invece che al di sotto, perché le versioni precedenti avevano il tasto più e il tasto meno sotto la box, e questa cosa a me non piaceva. Invece in questa versione, perché io le versioni precedenti non ce l'ho, devo dire che è stata la scelta giusta dal mio punto di vista. Molto buona la cosa che alloggiano atomizzatori fino a 25-26 mm, anche se io non andrò mai a utilizzare un atomizzatore da 25 da 26 su questa box, ecco, massimo un 24 da MTL, ma diciamo che la box supporta anche atomizzatori da 25-26 mm, ecco. Non sfigura affatto con gli atomizzatori da 22, perché, come vi ho fatto vedere, anche un 22 ci sta molto molto bene dal mio punto di vista. Il tappo della batteria è fatto abbastanza bene, non è neanche male esteticamente, ecco. I tasti sono un pochettino gignicco, come potete sentire, cioè sono un pochettino rumorosi, specialmente il tasto più e il tasto meno, ma ecco, niente di preoccupante, ecco. Andando a parlare un pochettino del menu della box, come avete visto, il menu è abbastanza semplice, ecco. Diciamo che ci sono delle cose abbastanza superflue, quali la modalità per l'atomizzatore che arriva in kit, perché io sinceramente non lo uso, ma diciamo che per chi usa la box in kit con l'atomizzatore potrebbe essere una funzione interessante, che è quella del dry proof, per evitare colpi secchi.
in poche parole, ecco. Per il resto diciamo che il menu è abbastanza intuitivo. Il TC, ahimè, come vi ho detto, se utilizziamo un atomizzatore rigenerabile, io non sono riuscito a farlo funzionare, perché non essendoci il blocco della resistenza, la lettura della coil va su e giù, e quindi automaticamente il TC è inutilizzabile. Se qualcuno ha trovato il modo di bloccare la resistenza in controllo di temperatura, me lo faccia sapere, perché io sinceramente non l'ho trovato, e quindi attualmente io il TC non lo uso. Ma c'è da dire che questa box non si compra per utilizzarla in TC, ma visto che comunque c'è la funzione del TC, e quindi volevo utilizzarlo. Per il resto, ragazzi, lo schermo della box è abbastanza classico, si vede abbastanza bene alla luce del sole, non è male, però diciamo che come schermo non mi fa impazzire, ecco. È un po' troppo piccolo, avrebbero potuto farlo un po' più grandino dal mio punto di vista, ma diciamo che è abbastanza visibile, ecco, è abbastanza visibile. Le prestazioni del circuito, beh, è un classico circuito Iliaf, e quindi è un circuito che ci permette di svapare tranquillamente senza nessun problema. La gestione batterie non è male, non è niente di eclatante, però non è neanche male, è sicuramente abbastanza buona, ecco. L'erogazione mi sembra anche abbastanza buona dal mio punto di vista. Ho notato che ha alcuni bug la box, ogni tanto si spegne lo schermo, e per riattivarlo bisogna fare 5 click sulla box, non so perché, ma c'è questo bug, almeno sulla mia, che è molto molto fastidioso. E poi, a parte i tasti anche, che diciamo sono molto gignicco, la box devo dire che è fatta bene, è bella esteticamente, e la consiglio a tutte le persone che ovviamente l'apprezzano esteticamente e stanno cercando una box molto leggera, molto piccola, molto ergonomica, perché comunque si tiene molto bene in mano, ed elegante, perché è soprattutto una box elegante. E la consiglio anche a chi non ha grosse pretese con il circuito, perché è un circuito entry level, ma per svapare in vari watt è più che sufficiente dal mio punto di vista. E quindi, ragazzi, la box diciamo che la promuovo, ma con riserva, perché comunque questa cosa del bloccaggio della resistenza sinceramente non l'ho capita, e poi anche per i tasti e per il bug che c'è sulla mia, ma per il resto è sicuramente una box che mi sento di consigliare a tutti quelli che non cercano le iper prestazioni da un circuito. E quindi, ragazzi, penso che non ci sia altro da dire. Se vi è piaciuto il video, mettete un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, commentate il video sotto e fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa box, condividete il video per supportare il canale. Vi lascio con l'ultima svappata di Stick Pico Limited Edition e Ataman V2 2015. State tornati e ci vediamo al prossimo video. Ciao!